Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito gli argomenti che approfondiremo all'interno di questo appuntamento. Recovery Fund. Priorità per il 2021. Piano vaccinale. Il Recovery Fund è stato oggi così ben approfondito come argomento e come opinioni dal Consiglio regionale. Io sono contento perché attraverso la relazione e il conseguente dibattito ho avuto un'opinione profonda, intensa da parte dei vari consiglieri comunali e regionali che sono intervenuti. Gli aspetti politici del Recovery Fund sono quelli che io ho voluto evidenziare nel fatto che il documento della Regione Toscana, il documento delle regioni deve pesare nella programmazione di finanziamenti che il governo elabora nei suoi circa 209 miliardi nella proposta che poi farà all'Unione Europea. Proprio per questo in sei capitoli, che sono le sei missioni, io ho individuato tutta una serie di progetti che portano, potenzialmente possono portare, a contributi per 8-10 miliardi. È evidente che tutto sta alla capacità di essere assimilati questi progetti nei progetti governativi. E spero che pesino le regioni più che una visione centralistica dello Stato. I progetti del Recovery Fund vengano scelti in Toscana e non calati dall'alto. È questo che ho chiesto con grande forza in questi giorni, ascoltando i sindaci, i presidenti di provincia. Ho chiesto la convocazione di un tavolo permanente tra Consiglio, Giunta, presidenti di provincia e sindaci per scegliere le progettualità insieme al mondo economico, sociale e produttivo da presentare al governo. Quattro priorità attorno a cui muoversi. La prima, transizione ecologica e transizione digitale. Poi investire sul futuro, sulle nostre scuole, sull'edilizia scolastica e sulla digitalizzazione e la banda larga. Fare della Toscana la terra in cui dovunque, dalle grandi città alle piccole, ci sia il 5G. Ed infine lavorare perché si vada sempre più verso una mobilità sostenibile, finanziando le ciclopiste, finanziando i tram elettrici, finanziando tutto ciò che ci porta nella direzione di un futuro più sostenibile e migliore. Noi avevamo chiesto che anche la Toscana aprisse questa discussione, che il Consiglio regionale discutesse di quelle che erano le priorità del Recovery Plan, e grazie alla nostra richiesta oggi il Consiglio regionale ne ha discusso. Tutte le forze politiche possono dare i propri contributi e tutte le forze politiche possono ascoltare i contributi degli altri. È un progetto straordinario, potrebbe valere per la Regione Toscana oltre 12 miliardi, quindi è corretto e doveroso condividere quelle che potrebbero essere investimenti strutturali di una regione come la nostra, che ha bisogno di recuperare competitività in termini infrastrutturali, ha bisogno di recuperare competitività sul turismo, perché più di altre regioni ha sofferto della crisi del turismo, e più di altre regioni ha bisogno di fare investimenti in termini sanitari e strutturali, perché anche noi siamo dentro una pandemia così come tutta l'Italia. Quindi è evidente che i temi del sociale, della sanità, dell'ecologia, delle infrastrutture, delle imprese hanno bisogno di una discussione organica che deve avvenire all'interno delle assemblee legislative. Bene che il Presidente Gianni si sia confrontato con noi, abbiamo dato il nostro contributo, soprattutto rispetto agli investimenti da fare sul turismo e sulle infrastrutture e su quello che può essere fatto nei prossimi 2-3 anni, perché devono essere progetti cantierabili. L'auspicio è che ovviamente a discutere di questi progetti siano le regioni, siano i comuni, siano i territori, sia il Parlamento e sia il Governo, e sicuramente non debba essere un gruppo di tecnocrati, amici di un Presidente del Consiglio dei Ministri, che magari da sera alla mattina decide come utilizzare 200 miliardi. Finalmente, e dico finalmente, anche il Presidente Gianni, Presidente di una forza politica che sostiene il Governo nazionale, ha convenuto con noi che 209 miliardi di fondo che in arrivo per l'Italia e soltanto 9 di questi 209 miliardi spesi per il comparto sanitario è una follia.
Questi soldi non arrivano perché l'Italia e l'Europa escono da un'emergenza di digitalizzazione o di energie rinnovabili. Arrivano, temi importanti per l'amor di Dio, ma arrivano perché l'Italia e l'Europa escono da un'emergenza sanitaria. E vedere soltanto il 4,6% dei soldi che arrivano destinati al comparto sanitario è un qualcosa che, a nostro modo di vedere, non stava né in cielo né in terra. Finalmente anche il presidente Ciani ha convenuto con noi. Allora Fratelli d'Italia oggi ha presentato un documento in aula dove si dice che ogni qualvolta che il presidente Ciani avrà intenzione, dalla conferenza Stato-Regioni ai suoi dialoghi con il ministro Speranza, ai suoi dialoghi con il governo, avrà voglia e intenzione di battere i pugni sul tavolo per chiedere che i fondi destinati alla sanità aumentino, Fratelli d'Italia sarà al suo fianco. Il piano resilienza, così come è stato declinato dalla Giunta, è parzialmente adatto a quelle che sono le prospettive dell'Europa, che ci chiedono di elaborare un piano che non guardi al passato, quindi a cercare soldi per progetti magari obsoleti, ma guardare al futuro. Infatti il vero nome sarebbe non Recovery Plan, ma Next Generation EU, guardare alle prossime generazioni, alla generazione dopo questa. Se in parte questo viene espresso all'interno del testo, in parte no. In parte si vede che si cerca di realizzare vecchi progetti che erano già antiquati qualche anno fa, figuriamoci adesso all'inizio della nuova legislatura. Serve un cambio di prospettiva, che è quello che noi abbiamo proposto con la nostra proposta di risoluzione. Dobbiamo chiedere all'Europa un reddito universale. Abbiamo capito in questo momento cosa può significare in mezzo a una pandemia che investe tutto il mondo, cosa vuol dire poter avere delle risorse per sopravvivere. Abbiamo visto poi cosa significa ridare una nuova vita alle città dove abitiamo. Le grandi aree metropolitane sono state le più penalizzate. Cogliamo questa occasione per valorizzare di nuovo il piccolo, le piccole realtà. Esistono le smart cities, esiste anche la realtà dello smart village. Abbiamo un esempio anche in Italia, nel Cilento, ad esempio. Significa ridare un nuovo volto alla Toscana, un volto che però è in continuità con quella che è la nostra tradizione. E nello stesso tempo guardare all'innovazione. La Toscana è l'ultima delle regioni per innovazione in Italia, nonostante si abbiano tra le più prestigiose università al mondo. Noi abbiamo una posizione piuttosto critica in questo senso. Noi dobbiamo considerare che la Toscana gioca sì una partita importante, una partita in cui a livello nazionale il governo la fa da padrone, dove le regioni devono comunque sia dimostrare di avere un peso, ma soprattutto il nostro Paese dovrà dimostrare alla Commissione europea di essere in grado di progettare e di fare. È una sfida molto importante e ci vuole uno sforzo da questo punto di vista molto sostanzioso. Noi veniamo da decenni in cui la Regione Toscana ha comunque manifestato una sorta di immobilismo, soprattutto sul fronte infrastrutture, sul fronte investimenti. Ci sono dati negativi molto, molto forti. Quindi ci vuole un fortissimo slancio. Quello che diciamo noi è che la partita di Bruxelles si deve giocare e la Regione però non può stare a guardare. Ci sono delle sfide che devono essere affrontate subito, in particolare per quanto riguarda la parte economica, sociale e sanitaria. La priorità ancora deve essere quella di lavorare e investire per la tutela della salute, per l'uscita dall'emergenza sanitaria, quindi riqualificare la nostra rete ospedaliera, rafforzare i servizi territoriali e l'integrazione sociale e sanitaria, e poi gli investimenti in infrastrutture e il sostegno alle nostre imprese, sia attraverso i ristori, anche con attenzione a quei settori e a quelle aziende che fino ad oggi hanno avuto meno attenzione da parte del governo centrale, ma poi anche e soprattutto creando le basi e le condizioni per una ripartenza, perché noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare ad una Toscana che riprende possibilmente a correre il prima possibile. Ne abbiamo tutte le caratteristiche e abbiamo anche la volontà, come regione e come enti pubblici, spero nel suo complesso, di dare quel supporto, di creare quella cornice anche attraverso politiche di sburocratizzazione perché il sistema economico possa riprendere a produrre e dare occupazione. Le priorità ovviamente rimangono quelle dell'economia, soprattutto legate a questo brutto periodo che noi tutti abbiamo vissuto. Abbiamo ovviamente una grande pletora purtroppo di persone che non hanno ricevuto niente dai decreti ristori, che sono rimaste escluse, che hanno bisogno di sostegno.
Abbiamo da progettare una Toscana che purtroppo sappiamo sarà diversa dopo la pandemia, come sarà diversa probabilmente tutta l'economia nazionale se non mondiale. Dobbiamo lavorare velocemente perché ogni giorno di lavoro perso per molti dei nostri cittadini può significare non riaprire il proprio negozio, può significare la morte del nostro comparto artigianale che è fondamentale e soprattutto voglio ricordare che la Toscana ha prodotti di qualità, dall'enogastronomico al commerciale, al tessile, abbiamo tre distretti fondamentali che vanno salvaguardati e supportati adeguatamente e abbiamo da pensare a questo, forse anche che si deve fare le notti per cercare di trovare soluzioni, ora è indispensabile farle perché ne va della sopravvivenza proprio di tutto il tessuto sociale. Un grande investimento di sostegno alle nostre imprese perché questo è quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo capire che in questo momento noi dobbiamo tenere il tessuto economico che abbiamo fatto da artigiani, tassisti, ambulanti, fieristi, bar, ristoranti, cioè da tutte quelle piccole imprese che in questo momento fanno grande fatica e che tutte le risorse devono essere messe lì a fondo perduto, perché quel tessuto commerciale e artigiano è quel tessuto che ci potrà servire per ripartire. Se non capiamo questo, vivremo una crisi senza precedenti, perché andremo ad avere a marzo, purtroppo arriverà anche lo sblocco dei licenziamenti e quindi ci sarà la possibilità di licenziare, non ci sarà più la cassa integrazione che sosterrà i lavoratori e quindi i licenziati molto probabilmente non potranno andare da nessuna parte perché lo Stato non ha più soldi, l'unica possibilità è sostenere le attività imprenditoriali e questo lo possiamo fare soltanto attraverso alcune misure, la prima è il fondo perduto, dobbiamo sostenere quello che noi oggi abbiamo. Poi penseremo anche a come trasformare, a come riportare i turisti, ma se non facciamo questo, e poi l'altra misura che noi dobbiamo fare è sostegno a medici, infermieri, al mondo del volontariato, perché chi va a giro negli ospedali, io mi sono fatto un giro anche la settimana scorsa, si rende conto come quel sistema è sotto stress, non soltanto nei luoghi dove c'è il Covid, ma in tutto il plesso ospedaliero. Anche laddove si fanno i prelievi, per esempio alla piastra a Careggi la mattina, chi fa i prelievi è sotto stress perché non sa mai chi si trova di fronte e sono costretti anche a lavorare in condizioni davvero disagiate, sempre con la mascherina, sempre con i guanti, sempre con i camici, quindi quel mondo lì va sostenuto. Il piano è un piano nazionale di vaccini al quale le regioni devono svolgere una serie di atti organizzativi importanti per implementarlo sul territorio di intesa con il livello nazionale. La Toscana sta facendo tutto questo ovviamente in maniera attenta, all'avanguardia. L'assessore Bezzini è già venuto in commissione a relazionare in generale sul tema e si è impegnato a venire nelle prossime settimane. Il nodo è che la questione vaccinale non è una questione che si esaurisce in una settimana. Riguarderà tutto il 2021, perché noi dobbiamo vaccinare tendenzialmente tutta la popolazione toscana. È un'operazione che non si è mai fatta nella storia, abbiamo vaccini completamente diversi e dei quali si sta testando l'efficacia rispetto a quelli nuovi, però sono autorizzati due vaccini, quello della Pfizer e della Moderna, lo saranno poi gli altri nelle prossime settimane. È una macchina organizzativa complessissima per l'organizzazione logistica, per l'individuazione dei soggetti e delle priorità e quindi è importante, la Commissione all'unanimità ha deciso di approvare una risoluzione che poi appunto è stata approvata dal Consiglio con una larghissima maggioranza, perché è importante che il Consiglio e la Giunta lavorino in sinergia nell'individuazione di tante, di tutte quelle questioni che saranno da affrontare nelle prossime settimane, che sono rilevantissime, come stiamo vedendo in paesi esteri, penso il Regno Unito, che hanno già iniziato a vaccinare i propri cittadini. Noi abbiamo votato a favore perché su un provvedimento del genere la politica non può dividersi. Detto questo, non abbiamo rinunciato a denunciare il fatto che siamo in tremendo ritardo. Oggi, 23 dicembre, il Consiglio regionale invita la Giunta a dotarsi di un piano vaccinale, sapendo che il 27 dicembre, cioè domani, perché a meno che non si lavori per Natale e Santo Stefano, inizieranno le somministrazioni del vaccino. Un vaccino tra l'altro molto particolare perché può stare fuori dalle celle frigorifero a 80 gradi sotto zero soltanto per 6 ore, quando si apre una scatola si aprono fino a 98 dosi e quindi è chiaro che ci vuole scientificamente le persone, nome, cognome, numero di telefono, ora al minuto preciso che si sottoporranno al vaccino, a rischio di sprecare, come purtroppo sta succedendo in Inghilterra dove probabilmente hanno una capacità organizzativa
organizzativa migliore della nostra, dove stanno sprecando centinaia di dosi giornaliere per questo motivo. Quindi va bene il piano vaccinale, siamo in tremendo ritardo. Nella risoluzione c'era scritto che i primi vaccini ci saranno il 30 gennaio, in realtà ci saranno il 27 dicembre, già quel punto lì è a dimostrazione del fatto che si sia in ritardo. E questa era la nostra ultima intervista da Firenze, da Palazzo del Pegaso, dunque è tutto.